Ciao a bordo ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo le predizioni di Tottenham, Chelsea e FA Cup che si giocherà domani a Wembley Stadium. Chelsea, dico che siamo Chelsea. Io vado per 2-1 Chelsea, con il Tottenham sono molto sicuro che il Chelsea dovrebbe battere il Tottenham. E ricordando che è successo in Premier League con Manchester United, Conte deve mettere una squadra assolutamente forte. Non deve mettere giocatori che non sanno fare un cavolo. Non deve mettere gente tipo quella là che fa ho paura, e non deve mettere questa gente qua, perché se mette questa gente qua il Chelsea è rovinato, come tutte le sante maronne di volte che abbiamo perso una partita. E quando perdiamo una partita abbiamo perso 3 punti, l'ho dato così si prende 3 punti, quindi penso che il Tottenham avrà un buon attacco. Un attacco buono ce l'avrà il Tottenham, ma penso che se Conte mette le cose a posto ci riuscirà a fare questo attacco di minchia e vincere sta maronna di partita. Ma se invece nessuno fa nulla, è veramente impossibile che qualcuno possa riuscire a vincere questa maronna di partita. È veramente impossibile che qualcuno riuscirà a venire, cioè si riuscì a vincere questa partita del cavolo. Facendo delle predizioni, io vado per 2-1 Chelsea, posso essere sbagliato, ma vado per 2-1 di Chelsea. Vado per 2-1 Chelsea perché una cosa voglio dire una cosa prima. Voglio dire perché ho fatto 2-1 Chelsea. Voglio dire perché io vado 2-1 Chelsea. È perché il Chelsea è molto forte. È molto forte perché ha delle buone chance. Gioca bene. E quindi se che è un attacco abbastanza forte, riesce a segnare, diciamo, a vincere. In viceversa, se non prendiamo questi gol, se prendiamo tipo Eriksen o Harry Kane, ho detto la mail, l'ex umanista, se prendiamo questi attacchi, non difendiamo come si deve, va a finire che la palla va in fondo al sacco e perdiamo anche l'FA Cup, che mi farebbe piacere vincere la Premier e l'FA Cup, perché è un grandissimo risultato, e vincere l'FA Cup è bello, è bellissimo vincere l'FA Cup. E niente, speriamo che ce la facciamo a vincere e ci vediamo nelle situazioni brutte. Ciao!